Buonasera a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui con la flash review, che non sarà tanto flash, di A Plague Tale Requiem. Non sarà flash perché voglio parlarvi approfonditamente del titolo, chiacchierarne con voi, darvi le mie impressioni per questo titolo, sequel di Innocence, che attendevo veramente tanto, sviluppato da Sobo Studio. Per comodità, da ora in poi chiamerò il primo capitolo solo Innocence e il secondo solo Requiem, e saranno tanti i paragoni tra questi due capitoli della stessa storia. Questa sarà chiaramente una recensione, o meglio una chiacchierata, no spoiler, questo ci tengo a dirlo. La prima categoria che voglio affrontare con voi è la narrazione, la storia in sé. Chiaramente senza fare spoiler, quello che posso dire è che gli eventi partono poco tempo dopo rispetto a Innocence. Mi aspettavo uno stacco temporale maggiore, in realtà sono passati pochi mesi, insomma la storia riprende più o meno da dove si era già interrotta con Innocence. Requiem mostra il continuo della storia sempre con lo stesso tema, quindi di questa peste, ed è un titolo maturo, straziante a tratti, ma per la maggior parte del tempo straziante, veramente difficile da digerire e che io consiglio assolutamente a un pubblico adulto, direi anche più che maggiorenne, cioè per me la maggiore età non è abbastanza per comprendere, per empatizzare, per capire i temi che vengono trattati, ma sicuramente almeno per maggiorenni. Ecco, quello di cui parla è l'evoluzione della macula, quindi questa malattia che sta contagiando Hugo e di come deve essere curato questo bambino, che già avevamo visto essere malato in Innocence, e quindi la ricerca da parte di Amicia, sua sorella e Hugo di una cura, di una qualche cura da qualche parte. E quello che mi è piaciuto veramente tanto della narrazione è che ci vengono presentati dei personaggi con delle caratteristiche ben precise. Hugo convive col senso di colpa e lo accompagnerà per la maggior parte dell'avventura. Amicia sarà terrorizzata, avrà attacchi di panico, e questi attacchi di panico li percepiremo durante la storia, anche se non sono continui, ma comunque li percepiremo. Percepiremo il fatto che lei ha veramente paura, la nostra protagonista, di quello che sta accadendo e di come si sta evolvendo la situazione. E possiamo definire questo Requiem un abbandono totale dell'innocenza, che già si era cominciato a vedere in Innocence per l'appunto, e quindi se in Innocence la domanda alla quale cercavano di rispondere i nostri protagonisti era: cosa sta succedendo? Quindi questa peste, questa pandemia, questa epidemia, cercavano di capire da dove venisse. In questo Requiem invece la domanda alla quale cercano di rispondere è: perché sta succedendo tutto questo? E soprattutto perché sta succedendo a noi? Quindi qual è il loro ruolo in tutta questa vicenda? Ho trovato veramente accattivante la storia di Requiem, ho trovato un po' più centrata quella di Innocence, ma semplicemente perché era una novità. Qua il tema del primo capitolo ricorre senza grossi stravolgimenti, ma comunque è molto ben narrato. Passiamo alla seconda categoria e voglio parlarvi del gameplay. Forse la cosa che mi è piaciuta meno di questo Requiem, perché il gameplay è sicuramente molto simile a ciò che facevamo in Innocence, quindi si passa da delle sezioni stealth a sezioni magari in cui ci sono qualche puzzle ambientale molto molto banale, forse troppo banale, in cui le meccaniche sono più o meno le stesse, quindi per andare avanti dobbiamo utilizzare le componenti alchemiche piuttosto che per l'appunto lo stealth con la fionda e con le componenti alchemiche che poi a poco miglioreremo e andremo a scoprire, però l'ho trovato molto molto simile a Innocence, probabilmente troppo. L'unica cosa che magari cambia è il sistema di progressione. Abbiamo un sistema di progressione, così come in Innocence, legato allo sblocco di potenziamenti per gli strumenti che ha Amicia. È un sistema di progressione collaterale, un albero delle abilità molto semplice, con poche abilità, che si sbloccano automaticamente in base a quello che è il nostro approccio al gameplay. Quindi se saremo brutali sbloccheremo alcune abilità, se saremo più stealth ne sbloccheremo altre, se saremo bravi a utilizzare le soluzioni alchemiche ne sbloccheremo altre ancora di abilità, e questo diciamo permette di avere diversi approcci e di migliorare sotto diversi punti di vista. Una cosa che non mi è piaciuta è il cambio delle soluzioni alchemiche e dell'arma, che secondo me è parecchio fastidioso, perché si può fare soltanto tramite o la ruota
degli strumenti, la tipica ruota che solitamente si apre con RB o R1, oppure mirando. Ma diciamo che se noi siamo nascosti non possiamo con i nostri tasti direzionali cambiare arma o cambiare soluzione alchemica. L'ho trovato parecchio tedioso dovermi sporgere per cambiare arma o soluzione alchemica, che poi sono più o meno le stesse che c'erano anche in Innocence. Purtroppo avrei preferito qualcosa di diverso, qualcosa che desse una varietà maggiore rispetto e una differenziazione maggiore rispetto ad Innocence. Questa cosa l'ho trovata un po' fastidiosa, così come il fatto di non poter tornare indietro quando non sai qual è la strada principale per andare avanti nella storia e qual è la secondaria per trovare delle risorse importanti. Prendi una delle due strade totalmente a caso, magari è proprio quella principale e non puoi più tornare indietro perché si chiude una porta e non puoi andare a recuperare quelle risorse preziose magari che ormai hai perso. Questa cosa la odio in tutti i giochi e anche qui purtroppo è andata così. Quello di cui voglio parlare invece con tanta gioia negli occhi e nel cuore è la componente artistica. Forse l'aspetto migliore dell'intera esperienza, il quadro che dipinge A Plague Tale Requiem è meraviglioso, sicuramente straziante ma meraviglioso a suo modo. In alcune sezioni troveremo un tripudio di colori e spesso andrete ad aprire la modalità foto, o meglio, io l'ho fatto e spero lo farete anche voi, per immortalare momenti da un punto di vista visivo indescrivibili. E in altri momenti chiaramente le sezioni saranno più cupe, ma nonostante questo saranno sicuramente bellissime da vedere allo stesso modo. Così come le musiche che accompagnano tutta l'avventura dall'inizio alla fine, dando soprattutto in alcuni momenti un senso di epicità e anche di tristezza probabilmente e di suspense. Veramente i complimenti più assoluti alla colonna sonora, perché è spaziale, la definirei così. Per quanto riguarda la componente tecnica, qua arriviamo un po' a quello di cui avrei non voluto parlare, perché ci sono dei problemi da un punto di vista tecnico, sono passabili, però comunque bisogna parlarne, perché giusto così è stato fatto per Cyberpunk, è stato fatto per Elden Ring, non vedo perché bisogna farla passare liscia, permettetemi questo modo di dire, a Requiem. Allora, problemi tecnici. Framerate non perfetto, quindi cali di framerate, a volte dei freeze di un secondo, fastidiosi, si possono gestire, però sicuramente fastidiosi, questo lo possiamo dire. Io, avendolo giocato su PC, non l'ho giocato a 30 fps, ma a 70 fps medi, quindi non ho avuto, diciamo, un framerate bloccato a 30 fps, ma sicuramente non è perfetto da un punto di vista tecnico. Sono nemici che si bloccano con alcuni oggetti e non riescono a camminare, quindi magari li distrai per farli andare in un posto, cominciano a camminare e poi si inchiodano su qualche oggetto. Fastidioso anche questo, ma passabile. Una cosa grave che è successa, effettivamente un bug grave, è un checkpoint che mi è stato preso dal computer, dal gioco, mentre Amicia moriva, cioè mentre io stavo morendo, in quel momento ha salvato il gioco. Questo vuol dire che nel momento in cui io faccio ricomincio dal checkpoint dopo essere morto, mi ritrovo al centro di 10.000 ratti che mi stanno uccidendo e quindi mi trovo costretto a ricominciare la sezione da capo. Una cosa che è banalissima, non l'ho capita perché l'hanno fatta così, hanno messo un checkpoint in un punto in cui effettivamente si può morire, quindi non in un punto in cui c'è luce o robe del genere, e questo mi è capitato. Può essere capitato a me, come sicuramente non sarà capitato ad altri, ma a qualcuno come me sarà capitato. Voglio chiudere con alcune considerazioni personali che non reputo né dei pro né dei contro, ma sono delle cose che vorrei dire. Prima di tutto, longevità intorno alle 15 ore, di media più o meno 15 ore. Ci può stare, considerando che la media di Innocence era di 10 ore, stiamo parlando di un 50% in più, cioè 5 ore in più sono veramente tante rispetto ad Innocence. E io onestamente ho preferito la longevità di Innocence, perché queste 5 ore in più, per quanto la narrazione mi prendesse, comunque da un punto di vista del gameplay mi hanno un pochino tediato, perché il gameplay di questo Requiem, così come Innocence, è tutto uguale. Quindi, appunto, fasi stealth, fasi platform dove devi utilizzare le soluzioni alchemiche, insomma fai le stesse cose dall'inizio alla fine. È vero che le fai in posti diversi e quindi ti godi il ben di Dio che hai davanti agli occhi,
Però secondo me 10 ore sarebbero bastate, così come Innocence, ma comunque è una considerazione personale, così come le mappe più grandi che sono state inserite, anche lì preferisco delle mappe più strette, io sono per il less is more, quindi assolutamente mi piaceva in Innocence il fatto che ci fossero dei corridoi anche per le sezioni stealth, qua è tutto un po' più grande, ci sono delle sezioni che sono quasi open map, cioè che hanno veramente una parte di mappa unica, molto grande in cui tu ti devi muovere. Non mi fanno impazzire queste cose, quindi per preferenza personale non mi è piaciuta più di tanto. E un'ultima cosa che devo dire, la dico sia per scherzo ma in realtà per me è stata veramente fastidiosa, non fatemi camminare più mano nella mano con Ugo, perché ragazzi, se io devo girare per una mappa anche molto, molto grande per cercare risorse, poi devo andare avanti, poi magari torno indietro a vedere un'altra cosa, e devo portarmi mano per mano questo bambino che cammina molto lentamente e quindi io sento il peso di dovermi muovere, non mi sento libero di muovermi come vorrei, è veramente fastidioso. Capisco da un punto di vista di narrazione il perché succeda questo, però da un punto di vista di divertimento, di gameplay, mi ha annoiato terribilmente. Ma sono semplici postille. La conclusione di tutto ciò è che questo titolo ha pregi e difetti, è molto simile Innocence, ma è un'esperienza che mi rimarrà dentro, sia negli occhi che nel cuore. Quello che ho visto da un punto di vista visivo in Requiem è, se possibile, ancora più suggestivo, ancora più straziante rispetto ad Innocence. È un'esperienza che consiglio a chiunque abbia un'età adulta per poterlo capire, comprendere e in qualche modo inserire nel proprio background, cioè farlo proprio. E ragazzi, è pure incluso in Game Pass, non fatevelo scappare, sia Innocence che Requiem. Non so se ci sarà un terzo capitolo, ma sicuramente questi due capitoli sono delle perle rare da giocare. Al netto dei loro difetti, rimangono veramente dei titoli imperdibili. Ragazzi, io se possibile vi lascio anche delle immagini che ho preso con la modalità foto a chiusura del video, per farvi respirare un po' dell'aria di A Plague Tale Requiem. Chiaramente saranno immagini, uno spoiler, o comunque immagini che decontestualizzate, per chi non conosce quello che sta succedendo in quelle immagini, non rappresentano spoiler in alcun modo. Io vi chiedo come sempre di farmi sapere in un commento se l'avete giocato e cosa ne pensate, per parlarne insieme. Vi invito come sempre a lasciare un like e ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!